Ciao Ninetti, bentornati in un nuovo video con un ospite speciale. Buonasera a tutti! Ciao! Oggi c'è anche Mamma Creation, rinominata così da Enrica, la creatrice del nome Mamma Creation, e oggi ho la Mamma Creation con me. E visto che oggi ho fatto un po' di creazioncine in resina con gli stampi nuovi, tutti quanti solo loro, tranne questo, che ho preso da Petit 3D, vi lascio il link sotto, voglio andare a scoprire con voi soprattutto questa, ma qui è successa una cosa. Ho fatto due colate e pensavo di aver messo più o meno la stessa quantità di nero, invece no. E se questa cosa si vede davanti, molto male, però potrebbe non essere successo. Comunque, questa la vediamo alla fine. E guardate che carine che sono! Ok, Mamma Creation, da dove iniziamo? Da quale iniziamo? Inizia dalla teiera. Dalla teiera. Allora, se vedete macchie così, è questo il colorante nero che ho colato poco fa e mi è rimasto un po' ovunque. Allora, ho preso questi stampi perché secondo me sono troppo carini. E niente, vediamo come sono venuti. Questi li ho lasciati in trasparente perché non lo so, mi danno più l'impressione del tè ai fiori dentro. Oh, che È carino! bellissimo. Guarda, che carina! Ma mi piace tantissimo, è super carina. Non so come se mai riuscirò ad usarle nelle creazioni, a parte che fa guarda, fa effetto lente di ingrandimento. Lo vedi? Bellissimo però. Bello, È super carino! molto bello. Che carina! Comunque sì, Petit 3D ha questi stampi che sono, aiuto, super belli. E niente, troppo carina, mi piace, mi piace. Spero di riuscire ad utilizzarlo con qualche creazione prima o poi. Magari anche dentro, tipo, oh, le bustine da tè dentro. Poi andiamo avanti con queste qui che invece sono tazzine, su cui sarebbe bello. Oddio, qua o in questa o nell'altra ci sono scarti. Comunque, in cui sarebbe bello. Aiuto, questa è ancora un po' molle. Che niente, non mi viene in mente. Sarebbe Anche bello questa è decorare. bella. È bella, però deve ancora asciugare perché in realtà non so come far venire bene questo stampo perché queste due parti vedete che vanno oltre, quindi forse il piattino deve venire proprio bucato. Però è troppo carino, sembra veramente che c'è il tè e i fiori dentro. Sì. Mi piace tantissimo. Magari poi inizierò a decorare qua e il manico con loro, così si vede ancora più carino, no? È bellissima. Mi piace tantissimo, devo trovare per forza il modo di usarle con delle creazioni perché è troppo bello. Guarda che Mi carini! piacciono troppo troppo, Vale. Anche Mamma Creation approva. Sono Sì, provo. troppo Potrei anche belle. rubarmele volendo, Non puoi sai? rubartele. Se No, io te le no. faccio sparire, metto in valigia e Ragazzi, abbiamo un buonanotte. problema. Abbiamo un problema. No, comunque, sono bellissime. E poi mi piace perché, tipo, non so se riuscite a vedere che è proprio tridimensionale. È bellissimo, mi piace tantissimo. Ma questa la lasciamo qua dietro perché non voglio che si asciughi in modo deforme. E allora sono curiosa di vedere anche questa. Questa è diversa, questa non viene in nessun modo bucata, solo quella lì viene così. E vediamo com'è. Sì, se sentite campane di sottofondo è normale, qua lo sapete. Oh, che carina anche questa. Aspettate che devo girare anche a favore di Mamma Madonna, Creation. ma Ma sono spettacolari, sono Vale. troppo belle. Sono spettacolari. No, vabbè, super. Oddio, qua c'è un po' di scartino da togliere. Non so se lo vedete intorno. Però super approvati questi stampi da Petit 3D. No, vabbè, no, raga, no. Li devo usare con qualche collezione, adoro. Sono Ma troppo questa, vuoi carine. mettere questa? Questa è Cioè, tipo, favolosa. oddio, ecco, qua ci starebbe bene anche una creazioncina a tema biscotti. Messa qui seduta sul piattino. No, ragazzi, sono troppo belle. Questa è spettacolo, eh. Sì, sono troppo belle. Mi piacciono tantissimo. Molto, molto bene. Super contenta. Queste me le vedrete colare un sacco di volte. E ecco, un'altra cosa che vorrei fare qui, anche però riprendere un po'. Oddio, questi non lo so, ma tutti gli altri fiorellini magari sì. Comunque, queste super approvate. Mi piacciono un sacco. Lasciamole qua di lato. Poi, prima di andare alle creazioni, queste tre, queste e quattro, che sono molto, molto particolari, c'è questa qui, che è sempre una cornice, sempre nuova dell'ordine che ho fatto da Petit 3D. E mi piaceva tantissimo questa. Sapete che ogni tanto mi metto a fare diorami, quindi vediamo com'è venuta questa super spennellata con uno dei pigmenti Cat Eye di Le Bimbi. Aiuto, esci. Ok. Bella, Oh, bella anche questa. No, beh, bellissima. bellissima anche questa. Ovviamente la mano di inizio diventa pigmentata, è normale, però bella. Bella. Bella, mi piace. Sì. Molto, molto bella. Mi piacciono tutti i dettagli e poi comunque gli stampi di Petite sono sempre perfetti, quindi sì. Mi piace. Penso proprio che me la vedrete colare in vari modi per usarla con le mie creazioncine. Molto, molto bella. Sì, spero si Ma vedano dei bene. dettagli qua, belli. Sì, molto, molto bella.
Spero si veda bene anche il colore del pigmento, perché sto usando quest'altra luce che ho, che è piccolina, però fa un po' di più luce, quindi spero si veda bene che non faccia troppo i bianchi, faccia sprafflesciare troppo, ma mi piace tantissimo. Bene, 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 quindi, passiamo al lato oscuro, ragazzi, passiamo al lato oscuro. Tra l'altro queste sono calde ancora, sembra che uscite dal forno, i biscotti che escono dal forno. Allora, c'è questa e questa che sono uguali, però questa è tipo la sorellina picciolina. In realtà questo effetto non è voluto, e ho colato le ultime gocce di nero che mi erano rimaste, poi niente, nell'altro bicchiere avevo un po' di bianco ed è venuta questa cosa. Io non so, sul davanti spero che sia qualcosa di più carino, perché insomma sul davanti c'è un po' di... Oh beh, dai. Vedi che bello, sembra fatta apposta qua, le venature. Sì, ma sembra fatta apposta. Mi piace. Sembra quasi marmorizzato questo punto qua. Però sì, no, è uscito proprio a caso. Però molto, molto carina. E poi è bellissima questa in piccolo. Poi vabbè, anche qui in qualche modo entro a togliere tutti gli scarti. E quindi andiamo a vedere sua sorella maggiore, che sarà grigiastra, perché il mio nero non, su questa resina non viene. Niente, devo mettere l'anima in pace e devo colare l'altra. Oddio, quanto sei bella! Oh, ma vedi Dio, che questo colore è favoloso, eh? Sì, è bello, ma col nero è ancora più bello, più oddio, ma è bellissima. Oddio, è bellissima. Oh, questi scartini. Mi sa che la prossima volta provo a farla tutta trasparente, poi semplicemente la dipingo di nero sul retro. Che il problema è che si vedono poi troppo le striature del pennello. Però, mamma, quanto è bella questa! Che bello, guarda, tutto sovrapposto. Sì, mi piace tantissimo. La foglia, il fiore e sopra ancora la farfalla. Sì. Bellissimo. Troppo, troppo bello. Aia, mi sono infilzata tantissimo con un pezzo di resina. Bellissimo. Poi, vabbè, sapete quanto adoro mettere le farfalline con i fiori. No, vabbè, mi piace da morire, è troppo bella. Troppo, troppo bella. E poi anche questa qui, lo sapete, ve lo dico sempre, tutte queste in cui inglobo fiori e farfalle, anche questa, e insomma anche queste. In realtà questa ne vorrei fare tante, poi vediamo se riesco a mettervele nei pacchi, perché rischia di far appesantire troppo il pacco e di fare spedizioni troppo costose. Però sapete che poi ve le metto come omaggio. Niente, è troppo bella, mi piace un sacco. Questa luce non fa vedere moltissimo, però è bellissima. Anche questa ha un effetto marmorizzato, guarda, tipo puntini neri, bellissimo. Ma quello è perché il colore non si è mischiato benissimo nella resina. L'effetto che dà è molto bello. Molto carino, sì, ci piace. Poi, prima di arrivare al Big Mama, che mi piace troppo, cioè questo qua io non ho grandi aspettative, ci ho pure messo un sacco di tempo per decidere i fiori. Allora, c'è questo che ormai, lo sapete, lo faccio sempre, e questo... E come al solito l'ho lasciato sul bianco. Oh, bello, anche questo con i fiori. Questa volta ho messo anche questi fiori qua. Sono sempre di Tiger questi qua. Sono sempre come le farfalle. Però ecco, volevo mettere anche dei fiori all'interno. E sono troppo belli. Mm-hmm. Bellissimo su bianco. E poi, come potete notare, ho scelto di mettere di fiori veri, soltanto le foglie. Perché se avessi messo i fiori veri, avrebbero cozzato un po' col fatto che qua ci sono i fiori stampati. Però le farfalle messe così tra i fiori sono troppo belle. Ma è bellissimo. Cioè, io già ancora me lo immagino un muro pieno di queste cose. E comunque ha fatto delle bollicine d'aria anche qui. Questa cosa mi capita sempre solo in questo stampo, perché in tutti gli altri non me ne fa così. Solo in questo, non so come mai. Comunque è bellissimo. Mi piace tantissimo anche come sottobicchiere, perché questi in realtà sono sottobicchieri Mamma Creation, capito? Sono bellissimi, Vale. Perché io non ce l'ho questo stampo? Fatemi togliere gli stampi da vicino a lei. Dammi! Mi riesce che se li porta. È mio! Ok, comunque, veniamo al Big. Allora, io quando ho fatto l'ordine da Petito, volevo fare l'ordine per questa, perché sapete che con la mia fissa dell'inglobare le farfalle e i fiori nella resina, questa è perfetta. E alla fine del video vi faccio vedere completa, perché voglio anche decorarla in un modo particolare. Quindi, sperando che non si veda questa chiazza un po' più chiara che potrebbe rovinare tutto, e non dovrebbe in realtà, però insomma, ho fatto l'ordine apposta per questa ed è troppo bella. Ma sentite, quanto è soddisfacente suono. Allora, non voglio farvela spoilerare, quindi devo cercare di togliere tutto sul retro. Ok, ci siamo. Allora, lo stampo è questo. E fin qui ci siamo, e raga, tanto di cappello a Maria, perché questo stampo è fighissimo, veramente super super bello. È una mega board, che l'abbiamo capito tutti. Ta-da! Oh, quanto è bella, raga, è bellissima. Oh mio Dio, è bellissima. È meravigliosa. No, vabbè, togli questi no, qui. No, vabbè, bellissima. Sì, poi li tolgo dopo. Meravigliosa. È bellissima. Vedi questa luce che fa il riflesso. È bellissima, raga, è troppo bella. Ok, è venuta grigiastra anche lei. Anche lei ha i filini di colore, però effettivamente fanno questo effetto che sembra fatto apposta.
Oddio, è bellissima. No, vabbè, no, raga, è bellissima. Questa me la regali a me, vero? Mannaggia, sta mamma che riesce. Vuole tutto, raga, vuole tutto. Devo Ma fare voi avreste fatto attenzione. la stessa cosa? Sì, Sì, rispondo io per gli ecco, a altri, sì. posto. Vuole tutto, roba, raga, è bellissima. La mia idea, però, era quella poi di andare a decorare con loro tutte le lettere. Però, visto che le lettere sono molto grandi, se io le decorassi con loro, la Secondo me la devi farfalla, lasciare così. sì, la farfalla potrebbe coprirsi tanto. E non so se mi convince, ne farò altre magari decorate, però questa mi piace un sacco così, anche perché ci ho messo la farfalla più bella di tutti gli Anche solo stickers. questo puoi decorare. Ma non saprei, non saprei. Secondo Vabbè, siccome è me. mia, la puoi lasciare così. Raga, non la invito più nei miei video, non la invito più. E niente, queste sono state tutte le creazioni di oggi. Mamma Creation, qual è la tua preferita di tutto? La Veramente, scopriamo. guarda, ti giuro, sono tutte belle, tutte, tutte, tutte. Questa, questa e questa sono in assoluto le migliori, ma sono tutte belle. Questa poi, vabbè, è bellissima. Invece la mia preferita ovviamente è questa. Mi Sì, ma è bellissima piace come l'hai composta. tantissimo. Poi Sì, se tu no. giri così, cioè vedi proprio tutto l'interno. Sì, quello sì. Con questa tecnica si vede sempre, È mi ha detto. meraviglioso. No, io vi consiglio di... Mamma Creation vi consiglia di seguire la figlia perché scusatemi, ci ha messo 9 mesi a creare questo bel pezzo di Beh, ok, fatemi sapere quindi quali sono le vostre creazioni preferite sotto nei commenti, ovviamente. E quindi chiamo tutti la mega boa gigantesca. E niente, ragazzi, e per chi se lo fosse perso, ho avvisato nelle stories, stasera, che è venerdì, non ci sarà la live ed è per questo che vi sto facendo uscire questo video. Ma tipo, stiamo tutti morendo molto di sonno. E quindi stasera si dorme, ragazzi. Niente live. Stasera mi prendo la sera di sonno. Comunque, La scherzi. colpa è mia. Ecco, se dobbiamo dirla tutta. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale e lasciate un commento per Mamma Creation. Lasciate uno yeah per Mamma Creation. Vabbè raga, meglio che chiudo questo video, stiamo andando oltre molto bene. Quindi ci vediamo domani con nuovi video, non so se domani sera ma spero di sì perché domani io e Mamma Creation andiamo ad Abilmente. Quindi se qualcuno va ad Abilmente Fiera ci becchiamo lì con una gomitata perché più di così non possiamo fare purtroppo in questo periodo. E niente, vi mandiamo un bacione gigantesco. Finisco io. Ciao Ninetti! Vabbè, a posto. Ciao a tutti.